Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi vi voglio parlare di questo analizzatore di telecomandi della ditta Giorgi. È un apparecchio degli anni 80, no, dagli anni 80 agli anni 90, che permetteva di analizzare sia telecomandi a infrarossi, ma anche quelli più vecchi a ultrasuoni, dandogli, diciamo, delle indicazioni anche sull'uscita dell'oscilloscopio. Ora mi avvicinerò un attimino, ve lo faccio vedere all'interno. Allora, l'apparecchio per l'epoca era comodo. Questo è l'interno. L'unico problema che c'era, non so se si vede, ma diciamo tutti gli integrati, dopo magari ve ne faccio vedere uno da vicino, mi faccio la fotografia e la metto nel corso del video. Tutti gli integrati sono stati molati per non far vedere, diciamo, il funzionamento dell'integrato, che integrato era e compagnia cantante. E questo crea non grossi problemi se uno poi deve ripararlo. Fra parentesi, l'ho riparato perché non si accendeva più, fortunatamente era semplicemente un ponte di diodi in corto e abbiamo risolto la cosa, diciamo, ho risolto la cosa in breve tempo. L'apparecchio era composto così, c'aveva una parte, ora l'accendiamo, ora l'accendiamo, ecco fatto. Allora, c'aveva questa parte qui che riceveva gli ultrasuoni e qua c'era posto il sensore dell'infrarosso che ovviamente ci si provava i telecomandi a infrarosso. Disponeva anche di un piccolo alimentatore che poteva fare la funzione delle pile da 1,5 V. Da 6 volts, 7 volts e mezzo e 9 volts. Ovviamente non era un alimentatore di potenza, dava pochi milliampere, ma servivano per alimentare il telecomando in caso che in laboratorio non ci fosse una batteria. Questo movimento qui che vedete è perché c'è anche il condizionatore acceso e l'ultrasuono sente, diciamo, il movimento della ventola anche. Questo qui era semplicemente indicava l'assorbimento del telecomando, sicché se il telecomando fosse stato in corto sarebbe andato a fondo scala. E questa qui era l'uscita dell'oscilloscopio per poter analizzare la forma d'onda, che ovviamente veniva convertita dall'apparecchio. Non è che faceva vedere la forma d'onda reale, ma veniva convertita in una specie di onda non quadra, faceva dei picchi. Comunque si poteva vedere se provando il telecomando aveva se funzionava, diciamo, se gli impulsi uscivano, se che tipo di impulsi erano, se andavano bene, compagnia cantante. Allora, ora prendo un telecomando qualsiasi a infrarossi e lui ovviamente indica che funziona. Questo qui serviva per la regolazione della sensibilità in maniera che si poteva sapere alle varie distanze se funzionava o meno. Il frequenzimetro incorporato, che è in kilohertz, avrebbe indicato nei vecchi telecomandi la frequenza di emissione, però nei nuovi telecomandi che sono codificati, infatti si vede che la barra va e viene, non riesce ovviamente più a indicare niente. Era comodo più che altro nei telecomandi a ultrasuoni. Ora vi faccio vedere una cosa. Accendiamo un attimino
accendiamo, ci spostiamo un attimino di qui, accendiamo il generatore, lo mettiamo su 40 kHz e vi faccio vedere con una. Non ho un telecomando ovviamente più a infrarossi, a ultrasuoni. Accendiamo, è già acceso anche, l'ho già preparato su una frequenza di 40 kHz onda quadra e simuleremo la lettura di un telecomando a. Simuleremo la lettura di un telecomando a ultrasuoni. Prendiamo, c'è una capsulina trasmittente, ci attacchiamo l'uscita del generatore, la mettiamo davanti al ricevitore. E lui indica infatti 39,9 kHz. A questo punto si sapeva se il telecomando a ultrasuoni funzionava sulla frequenza giusta, perché spesso erano i telecomandi a ultrasuoni, non so quanti di voi ne hanno visto uno, erano piuttosto grossi. E avevano anche delle bobine dentro, oltre a dei compensatori. Succedeva che se cascava il telecomando, alle volte si starava la bobina, alle volte si rompeva proprio e bisognava riallinearlo. Sicché se non si aveva un frequenzimetro poi per poterlo fare, questo qui suppliva alla cosa. Bastava mettere il telecomando davanti, emettere e tarare la frequenza giusta del telecomando. C'è chi lo faceva direttamente stando davanti al televisore, però ci voleva quel televisore, che non è che uno poteva portarlo via di casa dal cliente se era solo il telecomando. Sì, e con questo lo rimetteva con le specifiche che di solito erano date dalla casa, lo rimetteva in frequenza e dopo il telecomando funzionava. Ora vediamo un attimino che legge l'uscita. Ci spostiamo un attimino, ecco, ho attaccato l'oscilloscopio, ora vediamo se riesco a inquadrarlo senza creare. Oscilloscopio. Se io metto il sensore, il trasmettitore davanti al ricevitore degli ultrasuoni, si può vedere che sull'oscilloscopio appare una forma d'onda e serviva per analizzare se la forma d'onda era distorta, alle volte magari la frequenza era giusta, ma veniva fuori una forma d'onda che ballava o cose del genere, uno si poteva accorgere che il telecomando sembrava funzionare, però in realtà anche se si sentiva fischiare, perché magari un pochino fischiava anche se a ultrasuoni si sentiva la capsulina che vibrava, però dava delle cose che non poteva ricevere il televisore, perché se la forma d'onda usciva completamente distorta, ovviamente il ricevitore del televisore non la interpretava. La capsulina del ricevitore a ultrasuoni era questa, mentre quella del ricevitore a infrarosso è qua dentro, qua sotto. Non so se si vede, è quella cosina nera lì dentro, ma si vede, eccola, quella lì si vede non troppo bene.
Questa era, si poteva togliere, ora sì, vabbè, questa si può togliere eventualmente se si guastava, era l'unica cosa che si poteva togliere in maniera agevole di questo qui, perché è un analizzatore, la Giorgi faceva degli apparecchi, anche il rigeneratore di cinescopi, che alla fine erano tutti resinati e non erano, diciamo, riparabili. Una volta guasti praticamente andavano buttati perché erano un blocco di resina. È una scelta che non condivido, ma all'epoca era così. I telecomandi a ultrasuoni, per chi non l'avesse mai visti, c'erano, se trovo poi qualche foto in internet, la metto nel video, erano fatti praticamente come i primi erano fatti come c'erano dentro delle barrette che facevano la funzione di un diapason, sicché dopo il primo telecomando a ultrasoni permetteva solamente di accendere o spengere il televisore. C'era un tasto che in realtà muoveva proprio un martelletto che picchiava nel diapason, vibrava, produceva una frequenza e il televisore si accendeva o si spengeva. In quelli un pochino più evoluti c'era quattro tasti che facevano anche altre funzioni, magari facevano anche il volume, ogni colpo di diapason dalla parte che alzava il volume lo alzava, dall'altra lo abbassava. I telecomandi più moderni a ultrasuoni facevano tutte le funzioni come i telecomandi normali, solo che erano parecchio grossi e, come ripeto, molto molto facili a guastarsi se cambiavano. Erano molto facili a guastarsi se cadevano, perché c'era de delle bobine dentro, c'era un sacco di roba, oltre a un paio di trasmettitori di capsule, tipo questa che vi faccio vedere, fatte di questa grandezza qui, con la retina davanti, erano leggermente diverse da questa. Comunque c'erano una retina davanti e c'era dei telecomandi che ce n'avevano una sola, altri che ce n'avevano due, alcuni addirittura quattro, perché non emettevano abbastanza potenza alle volte per arrivare diciamo, al televisore, se era un po' lontano. Un altro problema è che a alcuni cani gli davano noia, perché ovviamente loro gli ultrasuoni li sentono, ma il problema principale per cui poi sono spariti e sono arrivati i telecomandi infrarossi è perché, sentite, se io muovo le chiavi, vedete che succede? Lui sente, le interpreta come ultrasuoni, chiavi davanti e va. Ora non succede niente, perché di solito le frequenze sono completamente diverse da quelle che va a ricevere il ricevitore del televisore, però c'erano alcuni casi che, per esempio, è successo a una cliente mia che non con tutti i cucchiaini, ma c'aveva una serie di cucchiaini, se ne cascavano per terra sul pavimento di ceramica, il televisore si spengeva, perché si vede generavano una frequenza che il ricevitore del televisore interpretava come segnale di spegnimento, e questo probabilmente era una cosa abbastanza comune, tant'è vero che poi sono passati ai telecomandi a infrarossi. E cosa vi posso dire ancora? Che questo prova telecomandi all'epoca era molto utile, perché sennò il tecnico non aveva la possibilità di provare a fondo un telecomando, perché c'era altre maniere di provare un telecomando, per esempio mettendole vicino una radiolina in onde medie, pigiando i tasti anche di quelli vecchi anche a infrarossi,
però se, la radiolina sentiva la frequenza, però questo non ci diceva se lavorava o bene o se lavorava male, ci diceva solo che qualcosa usciva. Un altro metodo era di guardare il frontale del telecomando con una telecamera. Ora qui non si vede perché il telefonino è un pochino più evoluto delle vecchie telecamere, ma le telecamere a tubo, quando io mettevo il telecomando così davanti e premevo, si accendeva, si vedeva la spia che lampeggiava. Sicché erano comodi anche per quello, si poteva usare anche per quello, però erano tutti metodi empirici. Io avevo fatto prima di quello un prova telecomandi di questo genere qui, con questa lancettina qui che si muoveva. Questo era un S-meter, andava a pila, era spento, cioè non c'è la pila, però funzionava, insomma, mi diceva perlomeno a casa del cliente se funzionava o meno quando si lavorava nel service. In uno dei prossimi video si parlerà come eventualmente realizzarvi ho sempre lo schema, un ricevitore, un prova telecomandi. Io con questo video qui, breve, penso di avervi detto tutto e come al solito vi saluto, e vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciate commenti, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e facciamo crescere il canale insieme. Salute a tutti, statemi bene, ci vediamo alla prossima.